Vi racconto che il personaggio della settimana oggi è Stefano Giuliani, noto sportivo della nostra regione, grandissimo ciclista professionista e dirigente nel mondo delle due ruote. Buonasera Stefano, grazie per aver accettato il nostro invito. Vi racconto che nel nostro format la prima domanda, il primo racconto è a piacere. Grazie dell'invito, fa sempre piacere parlare di ciclismo, questa sera mi devo un po' raccontare, non è facile perché la storia è lunga, diciamo che la facciamo a puntate. No, facciamo tutto oggi, 14 minuti. 14 minuti sono pochi per me. Comunque niente, partiamo da una cosa originale, visto che in questi giorni si parla calcio, ciclismo, ciclismo, calcio, che c'è questo gemellaggio in tutti i sensi. Vorrei raccontare un aneddoto. Quando smisi da professionista passai nella mountain bike, ho fatto 5 anni in nazionale, che anno era? Sai, dal 91 metà stagione feci il primo mondiale del Ciocco, che è stato un grande evento per l'Italia, però erano poche gare, ero in nazionale, insomma non ho proprio brillato. Poi negli anni piano piano, fino a concludere con il campionato europeo di mountain bike nella Repubblica Ceca. La cosa curiosa fu che io allenavo squadre dilettantistiche, però le allenavo in bicicletta, perciò andavo ancora bene perché comunque ero in forma con la mountain bike, magari non avevo le lunghe distanze. Andavo a fare il Giro del Cigno, che gli appassionati conoscono, e che io da dilettante sono riuscito mai a vincere, anche se come percorso era molto adatto a me. E un giorno andammo a fare questa gara per prepararci per la mountain bike e io dovevo più che altro, facevo il direttore sportivo in bicicletta. Mi ricordo una giornata calda, sono partito rilassato, non pensavo proprio di poter far bene a quella gara, più che altro l'avevo preso come un allenamento. Fatto sta che lungo il cammino di questa gara durissima mi trovai davanti, poi piano piano in fuga, e c'era un corridore, un campione romagnolo, mi sembra si chiama Dio Laiti, era campione romagnolo e non tirava mai quei succhiarotti in gergo ciclistico, e a me mi dava un po' fastidio, perciò l'avevo puntato che non doveva vincere lui. Ma per non far vincere lui, man mano questa fuga, ne eravamo una ventina, si assottigliava finché siamo rimasti in tre e io non volevo far vincere lui. Di conseguenza c'era un altro atleta di un'altra squadra, pure Emiliano, mi ricordo d'esperienza, gli dissi: ma questo non ha mai tirato tutto il giorno, vuoi far vincere a lui, se parto io non venirmi a prendere. Un po' d'astuzia, un po' di grinta, diciamo che le ultime forze che avevo, feci uno scatto all'ultimo chilometro e con 5-8 secondi vinsi il Giro del Cigno. Ma la cosa particolare è che il direttore sportivo era un certo Daniele Sebastiani, perché venne a vedere la gara e lui seguiva con l'ammiraglio, e c'erano altri compagni di squadra più giovani di me che correvano in mountain bike con me, e siccome faceva un caldo tremendo gli avevo detto che comunque dovevo assistere dall'ultimo, man mano scalava, andava sul primo, ma non era premeditato. Lui, preso dalla foga, visto che ero in fuga, si è immedesimato alla grande con tattiche sopraffine e ha lasciato questi due ragazzi dietro. Sono arrivati penso dopo mezz'ora, che molto probabilmente erano rimasti senza acqua e ce l'avevano col direttore sportivo che non l'aveva seguito. Quindi abbiamo scoperto di un Daniele Sebastiani vincente anche nel ciclismo. Stefano Giuliani, si può dire l'età? Perché no? 38 da vivere. Quindi? Diciamo, adesso faccio 60 il 2 gennaio, insomma. Facciamo un passo indietro di 45 anni. Stefano Giuliani ha 15 anni. Ma c'è da dire che io ho corso in bici forse anche un po' per uscire fuori dal ghetto, che era allora un po' la zona dove vivevo, no? Il ghetto nel senso, all'epoca o studiavi o si può dire facevi un po' il delinquente o facevi sport. Io sinceramente volevo correre con le moto, ma non avevo
allora i mezzi per poterlo fare. E allora, tramite un mio amico che poi purtroppo è scomparso, Bruno Di Carlo, cominciavo a giocare con la bici, così andavo a vedere le gare, mi sono appassionato, diciamo che era sempre due ruote e senza soldi, comunque era economico, e feci la prima gara. Mi ricordo che non sapevo neanche cos'era il gruppo, feci quarto, la prima coppa la cominciai a lucidare, mi sentii importante, anche se prima avevo corso un po', ho fatto un po' di corsa campestre, e comunque l'allenamento lo facevo tutti i giorni, perché si macinava chilometri e chilometri. Feci la prima gara, un po' di morale in più, ne feci la seconda, cominciai ad arrivare sempre con i primi, e da lì è partito. Mi ha fatto sentire importante, è stato importante per me, perché è stato molto educativo, al di là di quello che si può pensare sul ciclismo. Diciamo che mi ha tolto dalla strada e mi ha messo su strada con la bicicletta. Messo su strada. E poi Stefano Giuliani è diventato un professionista tra i più importanti della storia dell'Abruzzo. Stefano Giuliani professionista, com'è nata questa avventura? Ah, pure lì è una bella storia, perché io comunque mi ero sposato già dilettante, ero un vincente, andavo sempre in fuga, e perciò pure là è diventato sport, sì, mi piaceva perché sono un combattivo, ma anche era una scommessa un po' contro tutti, perché mio padre voleva all'epoca che lavorassi, e mi diceva sempre: il trotto dell'asino dura poco, ma era... Adesso lo posso dire, era per stimolarmi, perché io sono un po' un bastian contrario, perciò mi dava ancora più grinta per dimostrare prima di tutto a me stesso e pure agli altri che ce la potevo fare. E perciò dopo, da dilettante, ero già papà, sposato, e avevo degli impegni, mi ero preso degli impegni e sono dovuto crescere in fretta. E quando passai professionista, passai non subito, mi sembra 24-25 anni, diciamo che ero un po' un talento sprecato, perché ero personaggio atipico che gli piaceva far cacciare, sembrava che non stava, come si dice, alle regole dello sport, mentre invece era il mio modo per, siccome ero molto emotivo, per cercare di togliere tutta quell'emotività prima di una gara. Passai professionista, il primo anno diciamo che non arrivai quasi a una gara, però... Che squadra? Con la GIS, con Moser e con Masciarelli, però ero talmente generoso che si vedeva che c'avevo voglia, evidentemente c'avevo pure qualcosa, e diciamo che hanno cominciato a vedere che c'era qualcosa in me, perché comunque avevo vinto tanto da dilettante e riuscivo a far vincere, perché la mia forza è stata sempre creare il gruppo. Invece l'anno dopo sono rimasto sorpreso, perché facemmo la Vuelta prima del Giro, mi dovevo conquistare diciamo, il Giro d'Italia, perché la Vuelta veniva prima, 7-8 giorni prima, e purtroppo io ero minuto e dicevo che le cronometri della squadra, perché allora andava molto in auge la cronometra squadra, e dicevo no, ma non è adatto, fatto sta che io ci messi tutta la grinta che avevo dentro e finimmo quella Vuelta, Francesco Moser, Masciarelli e io, se non sbaglio, tre o non so, anche onesti, è passato tanto tempo. E alla fine riuscì a trovare un posto in squadra per la cronometra squadra, e molto probabilmente là ha fatto la differenza, perché quella corsa a tappe di 3 settimane, comunque non ero abituato a fare tanti sacrifici, avevo sì, come si dice, delle doti, però ancora le tiravo fuori. Quelle 3 settimane mi hanno fatto maturare in fretta, come si dice, dopo una settimana facemmo il giro, e alla cronometra squadra addirittura fu una sorpresa anche per me, perché ero quello che tiravo di più insieme a De Vlaeminck e Moser. Giro d'Italia, ti dico due tappe, ti dico Vesuvio, giro 1990 se non ricordo male, e Passo del Gavia. Ma dove Vesuvio, cominciamo? Ma guarda che io ho avuto la fortuna di essere come sono, perché ero un attaccante nato, facevo il gregario tra virgolette, e il Vesuvio fu bello, perché comunque era una tappa che potevo anche vincere, però andai in crisi di fame sotto il Vesuvio e vinse Ciosas. Invece il Gavia è stata la svolta proprio della mia vita, perché ero sempre un po' burlone, mi impegnavo al Giro d'Italia, al Matteotti, campione italiano, dove le gare mi piacevano di più, al di là che era al servizio dei capitani e di grandi capitani anche come Rominger e Bugno, perciò non avevi tanto spazio. E il Gavia fu una svolta, perché da lì non ho mollato mai, invece da dilettante mollavo. Per esempio, è successo al Gavia? Era successo che il giorno prima, allora il mio capitano era Tony Rominger, Shadow Dax,
e mi sentivo particolarmente bene, ho protetto la sua fuga e poi si arrivava a Chiesa Palmalenco e aveva oltre 5 minuti, poi da un'impeccata di un colombiano, partì sto colombiano, io andai dietro e addirittura arrivai secondo, io ero il mio capitano. Perciò feci una grande prova. Il Gavia invece era una giornata, mi ricordo, si partiva a Chiesa Palmalenco, faceva un freddo già pazzesco e siccome io ero molto magro, soffrivo il freddo, avevo messo una tuta termica molto imbottita. Facemmo il Gavia, le giornate di freddo io non andavo e mi sono detto che vado a regolare per le prossime tappe. Quando arrivai in cima al Gavia, che fu una tragedia per chi si ricorda, corridori congelati. Giro di Andy Empstein. 88 e io sono arrivato quasi assiderato, avevo una semiparesi tutto il lato sinistro, frenavo solo con la destra, avevo toccato i pattini del freno, non c'erano più, si sentiva ferro e ferro. Arrivai, c'erano due o tre persone che cercavano di scaldarmi, addirittura ho cercato di bere del brandy per scaldare, ma niente, sembrava acqua minerale. E lì siamo rimasti tutti scioccati in quell'anno. Il giorno dopo siamo partiti con le mantelline, maglioncini, mancava a Merano 2000, mancava forse 8-10 km all'arrivo, nessuno si spogliava, proprio per la paura, perché è stato veramente un trauma. Giornate indimenticabili queste del ciclismo, poi? E poi io quando andavo in discesa, giustamente ero sposato, avevo impegni, avevo il mutuo, avevo comprato una casa e dicevo non mi posso ritirare, ma mentre tremavo, balbettavo e parlavo da solo, non mi posso ritirare, sennò dopo che faccio? Perché era un po' lo spartiacque con la carriera, perché il Giro d'Italia sai quanto è importante per un corridore. E poi io in quel periodo andavo bene, morale della favola, ho tenuto duro proprio per gli impegni tra virgolette che avevo preso nei confronti della famiglia e mi ha dato tanta grinta per arrivare quel giorno. Hai un minuto ora Stefano, dobbiamo correre un po', dimmi. Praticamente è stata la svolta lì, perché non mollai quel giorno, morale della favola, due giorni dopo tutti aspettavano i grandi campioni. Io trovai una giornata magica con Zimmermann era avanti in fuga con un minuto, Amstein mi provò a fare la volata per il Gran Premio della Montagna perché io lottavo per la maglia verde a pari punti con lui, la vinsi io, ma ero talmente arrabbiato che dissi ma come, non ti basta la maglia rossa, attaccai in discesa e feci una discesa pazzesca, recuperai 40-50 secondi, ripresi Zimmermann, facemmo 140 km di fuga, avevamo 8 minuti, si dovettero coalizzare tutto il gruppo per arrivare a 3 minuti e io vinsi una delle più belle tappe del Giro d'Italia. Ecco, lì è stata la svolta, perché da allora non ho mai mollato e non mollerò. Ci hai fatto emozionare Stefano con questo ricordo, davvero bello, e poi abbiamo adesso altri 3 minuti per parlare di Stefano Giuliani dirigente, anzi 2 minuti. Che Stefano Giuliani è il dirigente? Ma in 2 minuti mi bruci tutto Henry, però ci provo, sono generoso, entusiasta, trasmetto, do diciamo alla squadra sempre un senso, credo, di sicurezza. Se mi prefiggo un obiettivo si centra e soprattutto pure là dimostri per primo che non mollo mai e i corridori questo lo sentono. I difetti, dicono che a volte sono permaloso, ho letto pure qualcuno dice ma non sei continuo. Io posso dire qui in televisione che io sinceramente di tutto quello che ho fatto io, di tutte le iniziative, le squadre e tutto quello che si è creato e non è polemica è passato sempre attraverso di me, le cose più importanti in Abruzzo, perciò per questo mi sento speciale, non mi aspetto niente e credo che farò ancora qualcosa di speciale, perché le cose speciali a me mi rendono vivo, grintoso e soprattutto è l'obiettivo che poi nella vita ti fa fare la differenza. Stefano, siamo arrivati al termine, noi ti ringraziamo di questa chiacchierata, in bici vai ancora forte, lo hai dimostrato su Rete 8 quest'estate a Pesco Costanzo proprio con il presidente Sebastiani, dove avete messo in difficoltà a me e ad Alessio Giancola. Però se ti dovessi dire un futuro da dirigente anche lontano dal mondo del ciclismo, ci hai mai pensato? Sì o no? Rispondici sì. Sto riflettendo in questi giorni, ci ho pensato sì, perché io già ho 3-4 idee, perciò di queste 3-4 poi ne scarterò 2, vediamo.
E credo che è proprio quella la mia forza, non mi abbatto, non mi piango addosso, si chiude una porta, si apre un portone. Verrebbe da dire dai ricordi del Passo Gavia un saluto da Stefano Giuliani? Esatto, il Passo Gavia ha fatto la differenza. Questo è Stefano Giuliani, il personaggio della settimana che ringraziamo, grazie Stefano, e noi con un altro personaggio importante della nostra regione ci vediamo martedì prossimo sempre su Rete 8 Sport.